Bartolomeo Vanzetti, avete qualcosa da dire prima che la condanna a morte sia resa esecutiva? Ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato e non ho mai versato sangue umano, io. Ho combattuto per eliminare il delitto. Primo fra tutti, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa e nessun'altra. Una frase, signor Katzman, mi torna sempre alla mente. Voi siete venuto nel paese di Bengodi per arricchire. Una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. Et moi, sono anarchico. Perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi 2 volte e io per 2 volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto. Nicola Sacco, il mio compagno Nicola. Sì, può darsi che a parlare io vada meglio di lui, ma quante volte guardandolo, pensando a lui, a quest'uomo che voi giudicate ladro e assassino e che ammazzerete, quando le sue ossa, signor Tajer, non saranno che polvere. E i vostri nomi, le vostre istituzioni non saranno che il ricordo di un passato maledetto? Il suo nome, il nome di Nicola Sacco, sarà ancora vivo nel cuore della gente. Nicola, noi dobbiamo ringraziarli. Senza di loro noi saremmo morti come 2 poveri sfruttati. Ma un buon calzolaio, un buon pescivendolo, mai in tutta la nostra vita avremmo potuto sperare di fare tanto in favore della tolleranza, della giustizia e della comprensione fra gli uomini. Voi avete dato un senso alla vita di 2 poveri sfruttati. Vito per la paura.